Sentiamoci tutti coinvolti in questo vortice d'amore che Massimiliano e Maria Rosa vogliono oggi vivere, sperimentare, ma anche comunicare a noi. Non è bene che l'uomo sia solo. Se avete notato, nel racconto c'è un gesto che abbiamo tutti quanti visto ancora una volta oggi. Il papà della sposa che ha accompagnato lei dal suo uomo. È lo stesso gesto che abbiamo visto proprio nel racconto. Dio apre il costato di Adamo, gli toglie una costola. Da quella costola crea la donna. Non dalla testa, nessuno dei due vale più dell'altro. Non dai piedi, nessuno vale meno dell'altro. Ma dal fianco, che è l'apertura per il cuore. Cioè l'uomo e la donna hanno bisogno insieme l'uno dell'altro per vivere in pienezza l'amore. E quindi insieme si è vitali, insieme si è fecondi, insieme si fa l'unità perfetta della vita. Presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Io, Massimiliano, accolgo te, Maria Rosa, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Maria Rosa, accolgo te, Massimiliano, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for
change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep.